Bentornati a Overtime Sport Hall. Iniziamo la nostra carrellata sugli altri sport partendo dal basket, come al solito dal basket di Serie B, dove il Basket Scauri è uscito sconfitto contro la capolista Napoli, ma con un risultato di assoluto prestigio, 75-68, come vediamo nella nostra grafica, con i migliori realizzatori, Maggio con 34 punti e Boffelli con 20. Possiamo dire che la squadra di Coach Fabbri sicuramente ha disputato un ottimo incontro, probabilmente si esprime meglio con le prime della classe rispetto alle squadre magari più alla loro portata. Comunque vedremo poi nel prosieguo del campionato. Era in programma anche un'altra partita di altissima classifica, come Valmontone-Palestrina. Se l'è aggiudicata il Valmontone, il Palestrina perde dunque terreno. Vediamo nella classifica: il Valmontone è capolista insieme con il Napoli e con la Luis, mentre Palestrina è un po' più attardata, a 12 punti insieme al Cassino. Il Basket Scauri rimane ancora fermo a quota 6. Nel prossimo turno, che vedremo subito dopo in grafica, il Basket Scauri tornerà a giocare fra le mura amiche del Pala Borrelli e ospiterà il Forlì. Scendendo di categoria, una Metaformia sicuramente che fa una prova maiuscola in quel del Pala Favoccia, battendo il San Paolo Ostiense per 86-76. I ragazzi di Coach Di Rocco partono subito forte, vengono recuperati nel terzo quarto, ma poi nel quarto quarto si aggiudicano il match. Andiamo a sentire le interviste post gara e sentiamo le voci dei protagonisti. Diciamo, abbiamo cominciato discretamente, però facendo qualche errore in fase difensiva, abbiamo lasciato dei canestri semplici, abbiamo avuto delle difficoltà nel rientrare in difesa e al rimbalzo. Poi nel terzo quarto abbiamo sistemato alcune cose in difesa, però le difficoltà al rimbalzo sono rimaste per tutta la partita. Diciamo che i nostri lunghi sono molto giovani e stavolta non hanno giocato male, però qualche piccolo errore di esperienza, diciamo così, l'hanno fatto. Però non è un discorso solo dei lunghi, è stato un discorso un po' più generale. Eh sì, noi abbiamo iniziato una partita dal primo minuto con mentalità giusta e con testa sulle spalle. Abbiamo fatto una grande vittoria per tutti noi, perché ci serve una partita come questa per divertire, per dimostrare che possiamo fare molto. Cioè, solo terzo quarto abbiamo iniziato un po', cioè, attraversari sono giocato un po' meglio e poi dopo alla fine abbiamo recuperato tutto e abbiamo dato tutto 100% e abbiamo portato questa a casa. Solo questo è importante. Sì, è stata una gara molto dura perché loro sono una squadra molto giovane, molto veloce, quindi tenere il loro ritmo è abbastanza complicato, però sono contento perché ho dato tutto e penso che abbiamo meritato la vittoria. Obiettivi personali: aumentare il minutaggio con la stagione? Aumentare sempre più il minutaggio, farò il massimo perché a me piace giocare, quindi darò tutto per avere sempre più minuti. Ma io ti dirò, non sono che felicissimo dopo questa vittoria. Siamo stati estremamente produttivi, abbiamo giocato una pallacanestro efficace, funzionale, abbiamo battuto la prima in classifica,
Abbiamo scacciato via una brutta settimana che ci vedeva sconfitti a Fondi e nella partita di Coppa a Veroli. Direi è stata una prestazione estremamente significativa da parte dei miei giocatori. Direi tutti i miei giocatori, sono stati 10 che ho impiegato, sono stati tutti estremamente produttivi, con la testa sul collo. Abbiamo vinto contro, ripeto, contro una squadra difficile, una squadra che gioca a memoria, una squadra bene allenata dal mio amico Carlo Colella. E direi che ho visto le statistiche, abbiamo prodotto statistiche eccellenti. Forse solo per 4 minuti, se non ho visto male, le statistiche dicono che solo per 4 minuti abbiamo rincorso, per 36 abbiamo condotto noi, e credo che questo dato sia estremamente eloquente per dire che la partita l'abbiamo meritata, l'abbiamo voluta e l'abbiamo meritata, quindi direi lode ai miei giocatori. Abbiamo visto la bella vittoria della squadra di coach Di Rocco, che con i 2 punti contro una diretta rivale, contro il San Paolo Ostiense, mantiene la scia delle prime in classifica e si prepara alla prossima sfida, che vedrà opposta la squadra formiana proprio contro la Tiber, l'altra capolista. Ma prima del prossimo turno si giocherà la Coppa Lazio, nella quale il Meta Formia dovrà cercare di ribaltare i 22 punti di svantaggio contro la squadra del Veroli. Scendiamo ancora di categoria e una buona notizia arriva anche dal Palamarina, dove il Basket Serapo riesce ad aggiudicarsi il match contro il St. Charles per 70-59, inaugurando nella maniera migliore quelle che sono state le nuove maglie presentate proprio nella scorsa settimana. Con questa vittoria muove la classifica la squadra di coach Imparato. Vediamo che sale a 6 punti e si avvicina la zona un po' più alta della classifica, dove Vignapia, Bracciano e Virtus Velletri a 8 precedono proprio la squadra biancoverde. E proprio il Vignapia sarà il prossimo avversario del Basket Serapo in una gara che potrà proiettare i ragazzi di Bruno Imparato proprio nelle parti alte della classifica. Passiamo scendendo dal basket alla pallamano. È stata una bruttissima Lupo Rocco Gaeta, che nello scorso weekend si è fatta battere in quel di Pontinia dal Valentino Ferrara. La squadra è entrata in campo determinata nella prima frazione, ma nel secondo tempo si è spenta la luce. La marcatura a uomo sui due giocatori più rappresentativi, Martin Amato e Milos Filic, ha messo in difficoltà la squadra biancorossa, che purtroppo ha dovuto cedere il passo ai beneventani. Andiamo a sentire l'intervista al direttore sportivo Pierpaolo Matarazzo. Brillante e concreta nel primo tempo, confusionaria e poco lucida nel secondo. Al termine di una gara dai due volti, la Lupo Rocco Gaeta getta alle ortiche la possibilità di battere un mai domo Valentino Ferrara, chiudendo con un vantaggio di più 4 al 30esimo, per poi farsi recuperare e superare nella ripresa. Inutili le 12 reti del top scorer Filic, delle quali 9 realizzate nei primi 28 minuti, le 8 di Amato, così come le parate di Cenzo, al cospetto di una veloce e grintosa formazione, capace di sfruttare ogni errore dei padroni di casa, spesso puniti in contropiede. Assente tra le fila del Gaeta Pierluca Bettini. Ritorna invece in campo, anche se a mezzo servizio, Andriante Tomaso, dopo l'infortunio alla mano occorso a Fondi. Nel primo tempo è ottima la partenza dei biancorossi, subito sul 2-0 grazie a Filic, distacco che rimane tale fino al 15esimo, nonostante i tentativi di riavvicinamento dei campani. Dal 19esimo però la musica cambia, parziale di 5-1 della coppia Filic-Amato, che permette di volare sul più 5, massimo vantaggio del match, al 24esimo, 15-10. Il Valentino Ferrara appare in seria difficoltà ed è costretto a inseguire senza riuscire a ricucire lo strappo se non di misura, tanto che negli spogliatoi si ritorna sul 18-14.
Nella ripresa le intenzioni dei gialloverdi sono chiare sin dai primi minuti e in appena due giri di lancette locali si ritrovano nuovamente con un minimo più 2, 19-17, costretti a dover impostare un nuovo gioco e trovare nuove soluzioni. La mossa di Coccianasta di marcare a uomo sia Filic che Amato infatti sortisce gli effetti sperati, tanto che al nono l'incontro è completamente riaperto sul 21 pari. È Ceccarini, miglior realizzatore tra i suoi a quota 9, a firmare il primo sorpasso ospite, 22-23 al tredicesimo. Al secondo ci pensa il brasiliano Pereira, 23-24. Da questo momento la situazione si ribalta. I gialloverdi scappano via, 25-29 al ventunesimo, aiutati dagli interventi di Randes, tenendo duro anche dopo l'ultimo disperato tentativo di aggancio dei Pontini, sul 28-30. I giochi si chiudono definitivamente con l'ultimo break di 3-0 dei Beneventani, prima del rigore trasformato da Filic che fa scendere i titoli di coda sul 29-33. Sabato prossimo, 26 novembre, ultima giornata di andata, la Lupo Rock Gaeta andrà a far visita al Noci, reduce dalla sconfitta di Conversano. Per Paolo Madrazzo, allora, una partita buttata alle ortiche nel secondo tempo? E purtroppo sì, una partita da due volti, un primo tempo giocato bene dalla squadra sia in attacco che in difesa e un secondo tempo di un'enorme confusione e loro hanno marcato a uomo due giocatori per tutto il secondo tempo e abbiamo trovato grosse difficoltà. Purtroppo è vero pure che la squadra in questi ultimi 15-20 giorni ha problemi nell'allenarsi, quindi la forma fisica non è il massimo, ma si sono visti tutti i difetti della squadra purtroppo. A Palermo l'intervallo è stato il punto che vi ha dato il là per la vittoria, qui è successo esattamente il contrario. Beh, la squadra del Palermo, con tutto il rispetto per loro, è una squadra nettamente inferiore a questa del Benevento. Quindi non giocando benissimo si è riuscito a portare a casa la partita. Qui dopo un primo tempo giocato bene, ho visto solo confusione nel secondo tempo, palle perse, e non si riusciva a organizzare perché loro giustamente hanno preso a uomo due uomini e ci hanno trafitto con una serie di ripartenze e sono riusciti a fare quella differenza che, tenuto conto che il primo tempo eravamo sopra di 3 o 4 gol, il secondo tempo siamo andati sotto di 5, quindi ci hanno dato quasi 9 gol in più nel secondo tempo e quindi c'è da riflettere sulla forma fisica e sulle contromosse quando ci marcano a uomo due giocatori. Al di là delle assenze, quella di Pierluca Bettini sicuramente un'assenza pesante, è stato più una questione fisica o una questione mentale il secondo tempo di stasera? Bisogna essere realisti, in questa squadra ci sono due giocatori al di sopra degli altri e Pierluca è un terzo giocatore veramente utile, mancando lui abbiamo perso molto. E marcati a uomo questi due giocatori ci siamo trovati in difficoltà. E Antetommaso non si allena da 15 giorni, da 20 giorni perché aveva il dito fratturato, Panariello non si allena altrettanto perché lavora fuori, quindi avere due giocatori poi nei ruoli centrali senza allenamento si è visto nel secondo tempo. Per ovviare ai problemi legati, diciamo, anche a una rosa forse non completa, la società si sta muovendo sul mercato, tu che sei quello che tira le file del mercato. Il problema è che per ovviare a problemi del genere bisognerebbe avere un budget nettamente superiore, poiché il budget è quello che ci permette, noi siamo abituati a fare il passo in base alla gamba e quindi non facciamo il passo più lungo della gamba e abbiamo la possibilità di pagare questi giocatori e quindi prendiamo questi, non siamo come altre società che promettono e poi tolgono gli ultimi due stipendi, quindi poiché noi siamo abituati a pagare fino all'ultimo centesimo i giocatori che vengono a giocare a Gaeta, non ci possiamo permettere in questo momento di prendere qualche altro giocatore, anche perché tra l'altro sul mercato neanche si troverebbero. Adesso ci avete due trasferte, diciamo, alla vostra portata, considerando Noci e Benevento, insomma, che cosa si immagina per queste due trasferte? Noi già avevamo messo in cantiere che in queste quattro partite, cioè la scorsa con il Palermo, questa con il Benevento, la prossima a Noci e quell'altra a Benevento, erano partite alla nostra portata, cioè si possono vincere, si possono perdere, ma sono partite che te la puoi giocare. Purtroppo la sconfitta di oggi pesa sia sulla classifica, soprattutto sul morale, perché sono ragazzi giovani
e trovarsi sotto di 5 dopo essere stati in vantaggio nel primo tempo e aver cambiato completamente il volto della partita è pesante da digerire, ma da lunedì ci si mette al lavoro e si prova a lavorare per riuscire a risolvere i problemi. Pierluca dovrebbe essere disponibile per le prossime trasferte? Speriamo che sia disponibile. Pierluca ha avuto un gravissimo incidente, meno male come è andata, e ha dei problemi al piede, stiamo cercando di aiutarlo a recuperare e speriamo che in settimana riesca ad allenarsi per poter essere arruolato per sabato prossimo a Noci. Sarebbe un ottimo innesto, perché così in questo modo avremo già 3 o 4 giocatori di buon, di ottimo livello e quindi possiamo iniziare a dire anche noi la nostra. Ringraziamo la nostra collega Alessandra Aprile per il servizio sulla partita tra la Lupo Rocco e il Valentino Ferrara. Vediamo adesso come si è evoluta la classifica, classifica che per quanto riguarda le squadre del nostro territorio è rimasta ferma, con la Lupo Rocco e l'HC Fondi sempre a 6 punti. Anche l'HC Fondi è uscita sconfitta sempre dal Palasport di Pontinia per l'indisponibilità del palazzetto dello sport di Fondi. È uscita sconfitta contro i campioni d'Italia della Junior Fasano. Andiamo a vedere quello che sarà il prossimo turno, dove il Gaeta avrà l'ultima trasferta del girone di andata a Noci, mentre il Fondi avrà la trasferta a Palermo contro il Chelona. Sicuramente due trasferte alla portata delle squadre del nostro territorio, e vedremo se questo riuscirà a portare i 3 punti alle due squadre di De Santis e di Petronievic. Per quanto riguarda invece la Serie A2, arriva la prima vittoria per il CUS Cassino Gaeta Handball 84, che batte in trasferta a Pescara il Pescara in uno scontro salvezza, con un capomaccio match winner negli ultimi secondi di gara. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di chiudere, solo una news di vela: è iniziato il campionato invernale di vela nella baia di Vindicio, si è disputato soltanto una regata nell'ora di pranzo di domenica, intorno alle ore 14, perché questa volta è stato il poco vento a limitare le regate del campionato invernale, che era già stato rinviato la settimana scorsa per eccesso di brutto tempo. E con questa era davvero l'ultima notizia del nostro Overtime Sport Hall. Diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Telegolfo.